tutti e benvenuti in un altro mio video. In questo video vi mostro i prodotti che ho finito per quanto riguarda, vedete una codina, la cura della casa. Sono un po' più del solito perché, vista la situazione, ho pulito più spesso casa, poi non mi sono sentita bene, quindi ho dovuto lavare pigiami su pigiami così e quindi ho finito molti detersivi. Non voglio spendere delle parole su quello che sta più di tante parole su quello che sta succedendo in questi giorni. Sicuramente non è una situazione facile e bella per nessuno. Nessuno è contento di stare a casa, nessuno è contento magari di chiudere la propria attività, eccetera, però è una cosa che va fatta, speriamo, per poco tempo. Però è appunto una cosa che va fatta per la salute nostra e dei nostri cari, quindi teniamo duro, annoiamoci un po', di noia non si muore, quindi ce la possiamo fare. Perderemo il cervello, dopo andremo dallo psicologo, ma quello ci penseremo dopo. Per ora, ecco, cerchiamo di riuscire a passare questo periodo di quarantena che secondo me verrà allungato, però speriamo di no. Comunque va bene, dai, passiamo ai prodotti. Allora, ho terminato, in realtà ce n'ho ancora un pochino, però siccome la confezione mi si era rotta, ho dovuto travasarlo. Questo sapone Dank Meat Nature, certificato Ecolabel, 23 lavaggi, acquistato da ADM, costa pochissimo. Questa era quella alla lavanda, mi sembra, non mi ricordo comunque. Questo è per capi colorati, è un buon prodotto, ha una buona profumazione. Se sentite vibrare il telefono è colpa di Giulia, Giulia è colpa sua. E mi è piaciuto, quindi in futuro penso di acquistarlo. Adesso sto utilizzando dei detergenti con antibatterico all'interno. Sempre per quanto riguarda i panni, ho finito questo Dash pulito e fresco. Questo l'ho utilizzato per lavare i capi bianchi. Anche questo mi è piaciuto, ha una buona profumazione, sa proprio di pulito. Ha anche un'altra fascia di prezzo, credo, però non credo che costi tanto neanche questo qua. Comunque mi è piaciuto di più questo Dash, è un buon prodotto. Penso che lo riacquisterò quando questa situazione finirà e potrò avere più tempo anche per decidere cosa cavolo utilizzare per lavare i vestiti. Adesso si usa un po' quello che si trova, ecco. Poi, sempre per i panni, ho terminato quest'altro Dank Meat Nature, anche questo certificato Ecolabel. Questo però ha una profumazione un po' più delicata. Tra i due mi è piaciuto più questo. Comunque sono dei detersivi che secondo me sono validi, costano poco e ve li consiglio. Poi ho terminato questo qua della W5, che è come si chiama? Quello per l'anticalcare, ecco, per la lavatrice. Non so sinceramente come si faccia a capire se un prodotto del genere funziona oppure no. Penso che lo lascerò questo pezzetto. Scusatemi, ma non si leva da qui, quindi ormai rimarrà nel video. Ti levi? Niente, costava poco, l'ho acquistato, ma in genere io non utilizzo l'anticalcare. Poi ho terminato due di questi qua, che sono i cattura colore, quelli che utilizzo sempre. Costano 1 euro, mi piacciono tantissimo. Questo giro ne ho finiti due perché ho fatto più lavatrici, quindi continuo a riacquistare solo loro. Ultimo prodotto per la lavatrice è questo qua, è il Napisa, l'additivo igienizzante che è attivo già dai 30 gradi, mi piace, non lascia odori nei capi, quindi continuo a prendere questo. Se si continua a trovare, non ne ho idea. Io dal 4 che non esco di casa, quindi non ne ho idea. Comunque mi piace molto. Poi, ultimissimo prodotto è questo qua per il bagno, è la mousse e spray bagno 2 in 1 di Green Natural, un prodotto certificato ISEA. Mi è piaciuto perché profumava di menta. Lo spruzzino però intanto non, a un certo punto ha smesso di fare la mousse e va bene, però
Qua in fondo ce n'è ancora, ma lo spruzzino non riesce a prelevarlo, cioè io dovrei tenere lo spray completamente dritto, ma se lo tengo dritto spara nel muro, quindi questa cosa mi rompe tantissimo le scatole e niente, comunque è praticamente finito, utilizzerò questo pochino di prodotto che è rimasto oggi e poi butterò la confezione. Quindi questi sono i prodotti che ho terminato in questo periodo. Fatemi sapere che cosa avete finito voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!